Mm Adesso cominciamo con la degustazione dei nostri whisky. Disgustazione importante, si parla del naso, si parla del palato, si parla del finish, quello che rimane il sapore nella bocca. E cominciamo con il Black Bull 12, super premiati ai 20 premi in tutto il mondo e siamo fieri di questi whisky. Per me... Questo è un whisky buono, è un toro, non è un vitello. Per i blend più commerciali diciamo è tutto un altro discorso. Loro fanno la miscela, l'imbottigliamento in tutto un giorno. Da noi, invece, il tempo, ci vuole il tempo per la roba buona. I whisky sono messi insieme, sono sposati. E poi mandiamo i whisky su l'una di miele, Le rimettiamo la miscela il black bull nelle botte di sherry first fill per 3 fino a sei mesi, così rimangono insieme il blend perfetto. Sul naso questo è il robusto, cioccolata, frutti canditi, di uva sultanina 50 gradi, però non c'è da avere paura. Ci sono dei whisky dei supermercati a 40 gradi che raschiano al gola. Questo è un whisky super premiato, va giù e riscalda da dentro. Allora, alla salute, che in Scozia, diciamo nella vecchia lingua scozzese il gallico, cioè Slanger va slangerà. Poi il whisky non è un drinkettino, non è un vodka allo shot. Lascia in bocca così i sapori escano, i sapori dello sherry, dello spezzi, dei whisky buoni. Mmm. cioccolato ancora un po' di citrus, scorza di limone, un po' di cannelle, chiodi di garofano, il finish, questo rimane a lunga nella bocca, va avanti, tira avanti avanti, ce n'è ancora. Questo per me è un whisky perfetto per ogni giorno sia della mattina sia di sera. Da mattina da noi la Scozia quando fa nevica, casa mia a volte siamo a 28 gradi, un bel bicchierino nella mattina, così si sveglia e fa una bella giornata. Mm. Mm. mi piace tanto questo Un whisky di ogni giorno, prezzo ragionevole e super liscio. facile da bere. Il whisky Black Bull 12. Mmm.